Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale oppure psicologia e tecnologia. A seconda che ci stiate seguendo tramite podcast, appunto Essere genitori nell'era digitale, oppure tramite il canale YouTube Psicologia e Tecnologia. Io sono Ivan Ferrero, psicologo del digitale e delle nuove tecnologie e oggi ho il grandissimo piacere e onore di ospitare due colleghe con cui abbiamo già fatto vari progetti e ancora stiamo collaborando, ossia Alice Carella e Cinzia Dintino. Buongiorno Alice e buongiorno. Cinzia, ben trovate. Vi presentate voi così ci conosciamo meglio e vi fate conoscere meglio dei nostri spettatori. Vediamo un po', partiamo a random. Alice, vai, chi Vado. Sei, che cosa fai, perché lo fai, quanto lo fai? Vai. Perché lo faccio non lo so. Lo scopriremo, dai. Siamo allora, psicologi, non pretendiamo risposte nette. Esatto, vai. Allora, io sono Alice Carella, sono una psicologa, una psicoterapeuta e psicodrammatista. E attualmente mi occupo nella fattispecie di tutto il mondo delle relazioni, quindi le relazioni di coppia, le relazioni anche tra genitori e figli. In particolare diciamo che mi piace molto l'aspetto della coppia sentimentale, ecco, quindi le relazioni tossiche, ovviamente i vari profili, la dipendenza affettiva e così via. Ok, quindi scusa Alice, hai detto sei una psicodrammatista, sì, sono una psicodrammatista, vai. Sì, cioè? Sono diplomata presso l'Istituto di Psicodramma Orientamento Dinamico e lo psicodramma è uno dei tanti metodi di fare psicoterapia e si basa sull'azione, è un metodo abbastanza, io lo definisco un po' d'élite. Lo facciamo in pochi, in realtà è un metodo di terapia di gruppo, soprattutto. Ok, vabbè, avremo modo man mano esatto. di scoprire meglio anche questo approccio. Come io no. Lo conosco, abbiamo già avuto modo di confrontarci, è molto molto interessante, sì. E sicuramente molto particolare, non che gli altri non lo siano, ovviamente, se no ci tiriamo tutti i flame dei sì. colleghi. Però questo è uno di quegli approcci molto molto particolari. Ok, grazie Alice, vai Cinzia. Sono Cinzia Dintino, sono una psicologa, mi occupo di psicologia dello sviluppo, nasco appunto come psicologa dell'età evolutiva, mi occupo quindi di sostegno psicologico a bambini, adolescenti e famiglie. Nel tempo mi sono occupata e mi occupo tuttora di violenza di genere, contrasto al bullismo, al mobbing e in generale a tutte le forme di violenza e nell'ultimo periodo mi sto interessando al tema delle relazioni digitali. Sono perfezionata in terapia narrativa, che è un approccio che parte dalla filosofia di Michel Foucault e quindi si parte dall'assunto che la realtà dell'individuo possa essere rinarrata in chiave, diciamo così, più funzionale, portando al di fuori, quindi esternalizzando, che è una tecnica, l'esternalizzazione è una tecnica appunto specifica di questo approccio, esternalizzando quelli che sono i problemi o comunque i nodi disfunzionali nella vita dell'individuo. Molto, molto, molto bello anche questo, è molto interessante, bello, bello. Quindi stiamo parlando di coppie, di relazioni all'interno del digitale, comunque noi qui parliamo di digitale e infatti non è un caso per cui, pensando a questo tema o chi sta voi, oggi in questa puntata parleremo quindi di coppie, ma sotto un'ottica un po' particolare, ossia coppie online, perché voi avete un progetto, giusto? Sì, esattamente. Allora, dunque, io sono già anni che lavoro, che faccio terapia online e quindi è un mondo che effettivamente dà molto, ci sono molti vantaggi, ci sono anche degli svantaggi, ma i vantaggi sono sicuramente di più. E abbiamo pensato anche a seguito del problema che si è creato quest'anno, del coronavirus, di portare anche la coppia in terapia. Sicuramente il lavoro con la coppia è un lavoro molto, molto interessante perché ci sono entrambi i partner, diciamo, quando ce n'è uno solo bisogna lavorare indirettamente sull'altro ed è molto faticoso. Quando sono in due, certo. Le attività che si possono fare sono molto, molto interessanti. Tanto che noi abbiamo appunto previsto in realtà non una vera e propria terapia, ma un percorso
che ha una durata delimitata, all'interno del quale noi abbiamo previsto una serie di attività specifiche, considerando, diciamo, le problematiche che solitamente le coppie portano, quindi facendo una ricerca più generale. Sì. E quindi, come dire, un po' razionalizzando, ecco, quelle che sono solitamente le problematiche, facendole rientrare all'interno di questo percorso. Ovviamente è un percorso che comunque poi viene modulato a seconda della coppia, a seconda delle problematiche, però diciamo che può essere un percorso applicato in generale alla coppia. Ok, quindi fammi capire, Alice e anche Cinzia, hai detto Alice che si tratta proprio di un percorso che, da quello che ho capito, ha un numero comunque sì, concluso, diciamo, di incontri, è giusto? Sì. Quant'è questo numero, per curiosità? Noi abbiamo previsto 8 settimane. Ah, ok. Beh, comunque esatto, 8 settimane sono già un percorso sì, molto intenso. Sì, sì, sono molto intenso. Niente male, veramente. Sì, assolutamente. Sì, sì. Questo è anche pensato perché? Perché abbiamo notato che le persone cominciano a, come dire, ovviamente dipende molto dalle problematiche della persona, della coppia, però certo, le persone tendenzialmente non vogliono fare percorsi lunghi, cioè sono molti i casi in cui il paziente sì, va via, in realtà anche molto prima rispetto, ma forse dando un confine, forse si sente più contenuto, poi magari certo, vorranno continuare, potranno continuare, però diciamo che gli si dà un contenimento, loro sanno che in quelle sì, e tra l'altro li obblighi in un certo senso anche a lavorare. Certo, mi viene in mente un po' come ad esempio il tempo finito del setting terapeutico, parlo della singola sessione, per esatto, cui sono 45, 50, esatto, 60 minuti, alcuni colleghi fanno 1 ora e mezza, però è quello, nel senso, se ti viene una cosa in mente all'ultimissimo momento, vabbè, se occorre ne parleremo la prossima volta. Poi la gente, poi nei film ironizzano, no, ma ho bruciato le tende di casa all'ultimo minuto, vabbè, ne parliamo la prossima volta. Però al di là degli scherzi, comunque sicuramente, e questo so anch'io appunto per esperienza, essendo anche psicoterapeuta, serve tantissimo per fare in modo che la persona ottimizzi il più possibile il tempo a disposizione, perché più tempo abbiamo e più tempo sprechiamo, questo in ogni ambito della nostra vita. Esatto. Quindi, okay, quindi parliamo di 8 settimane, un incontro a settimana? Sì. Ok, sì, in genere un incontro a settimana, quindi... Ok, perfetto. Ecco, quindi abbiamo parlato di coppie, stiamo parlando di coppie. Alice, tu mi dai l'input, l'assist, per partire un attimino, fare il giro un po' più alla larga, ossia parlare delle coppie al giorno d'oggi. E poi certo, il digitale c'entra, perché il digitale ormai è parte integrante e integrata delle nostre vite, quindi ovvio non possiamo assolutamente scindere dal digitale. Ora, queste coppie... in che stato sono? Adesso detto così è brutta, però in che stato sono al giorno d'oggi? Nel senso, io ho visto proprio, vabbè, dalla notte dei tempi no, insomma, ho solo 45 anni, però ho visto proprio una certa evoluzione, intendendola in termini neutri, del concetto di coppia, del rapporto di coppia e delle relazioni di coppia. Quindi chiedo a voi, quindi appunto esperte della materia, voi avete notato in questi anni un'evoluzione, un cambiamento proprio della coppia, del concetto, della relazione di coppia e così via? In che modo, in quale direzione? Guarda, io l'ho notata, diciamo è difficile dare una tempistica, un limite di tempo, da quell'anno è cambiata. Sicuramente certo, le coppie sono coppie che fondamentalmente un po' vivono una crisi sì, perché la coppia è formata da due partner e sì, questa è l'epoca dell'individualismo, per cui ci sono molte persone, come dice un mio collega junghiano, lo devi trovare sufficientemente sano, abbastanza risolto e aperto mentalmente, che è difficile.
Buona caccia! Esatto, Penso che l'Ancilotto abbia avuto più chance di trovare il Santo Graal, che poi non credo l'abbia trovato, quindi secondo me, figuriamoci. guarda, la parte più difficile, lasciamo stare il Sì. sufficientemente sano, perché devo dire che stiamo un po' tutti, come dire, ma Abbastanza malati, dai. abbastanza malati, Ma la parte più però difficile è il risolto. irrisolto. È risolto, dici Cinzia, in che senso? Esatto. Nel senso che ormai quasi tutti hanno, secondo me, quasi ognuno di noi ha delle parti irrisolte che non ha affrontato e che inevitabilmente Sì. portano degli strascichi anche nella relazione di coppia. Nel momento in cui il Certo. singolo individuo ha dei nuclei, in sé non affrontati, non rielaborati, non ristrutturati, inevitabilmente questi avranno delle conseguenze nella relazione di coppia e potranno Certo. addirittura andarne a minare la stabilità. Se io ho un Certo. conflitto irrisolto, inevitabilmente lo trasporto nelle relazioni che costruisco. Certo, e che cosa si intende? Allora, proviamo a spiegarlo ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori, a chi ci sta seguendo. Che cosa si intende per sufficientemente risolto? Perché, vabbè, ovvio, io lo so, però spieghiamolo a chi ci sta seguendo, perché una delle difficoltà che trovo spesso, e che a volte genera fraintendimenti, è la differenza di linguaggio tra noi tecnici Certo. del settore e chi ovviamente è tecnico non è, mica siamo tutti psicologi, ovvio, ci mancherebbe. Quindi, che cosa si intende in questo caso per sufficientemente risolte? Perché messa così, è un po' come la madre sufficientemente buona di Sì, Winnicott e così esatto. via, sembra una roba del tipo, sì, non c'è male, però potrebbe andare meglio, no? Invece è sufficientemente buono, sufficientemente risolto, molto spesso in realtà, per come la intendiamo noi appunto, ha un che di molto positivo, o comunque, Sì. Sì. che cosa si intende in questo caso? Guarda, Ivan, io penso una cosa, al di là delle etichette, di quello che c'è scritto nei libri, che poi non ci, non, nei libri non lo troverai mai scritto che cosa significa sufficientemente buono, chi è la madre sufficientemente buona, nel senso, quel Sì. sufficientemente rimane sempre un po' vago. Perché Winnicott è Guarda, stato furbo a non dirci, perché sennò avremmo potuto smentirlo, giusto? Allora, fa un po' come certi scrittori che lasciano intendere ma non si sbilanciano, perché esatto. altrimenti poi dice, fra 20 anni mi diranno hai detto una Esatto. cretinata, una boiata. Guarda, io Ok, penso scherzo. che nella mia esperienza credo di aver individuato in quel sufficientemente buono un termine che è funzionalità, Sì, in che senso? nel senso che ognuno di noi ha dei nuclei irrisolti, dei traumi, cioè ogni essere umano ha dei traumi, anche noi psicologi li abbiamo, chi più, chi Certo. meno, anche piccolini. Ma comunque ce li portiamo dietro, influenzano la nostra vita e influenzano le nostre relazioni. Ora, sicuramente la consapevolezza di avere quel piccolo trauma, quel grande trauma, ci dice molto di noi e quindi anche di come noi stiamo funzionando con noi stessi, con gli altri, nella coppia, eccetera. Questo permette alle persone, come dire, consapevoli e anche capaci di controllare in qualche modo l'agire del trauma, ok? Di Sì. non permettere al trauma di agire nell'interazione con gli altri, ok? Se ad Ok. esempio io so, per esempio, ecco, una cosa che vedo molto spesso negli uomini è che hanno un tra se sembra, dico così, sembra che si portino un trauma, chiamiamolo così, da relazioni precedenti rispetto all'ansia, cioè Sì. Ok. uomini che hanno avuto donne ansiose, quindi pressanti, appiccicose, e che poi nella relazione successiva, appena tu fai una domanda, dove vai stasera, non mi mettere l'ansia. Ho Sì. fatto una domanda, no? E questo ovviamente poi ha una reazione da parte del partner, chiaramente, e si creano delle conflittualità che non Sì. no? Nel momento quella la persona, come dire, che agisce quel trauma, ok? E in quel momento non è necessariamente consapevole, Sì, meno sì, sì. che Certo. qualcuno non glielo fa notare. Ecco, quindi ognuno di noi ha qualcosa che porta dentro alla relazione. Ora, Ok. il sufficientemente risolto, secondo me, è la persona che riesce comunque a funzionare bene nella coppia, evitando che
i suoi nuclei patologici, traumatici, conflittuali, sì, risolti, e vadano poi a rovinare il rapporto di coppia. Ok, quindi, quindi questo può anche essere, potremmo dire, una sorta di rassicurazione. Assolutamente, per chi ci sta, sì, seguendo, perché in effetti è un po' come, solitamente, un po' come quando si legge un libro di medicina, di patologia, alla fine si scopre che queste malattie le abbiamo tutte, no? Perché vai a leggere i sintomi, vai... Ecco, quindi state dicendo appunto che è comunque normalissimo portarsi dietro, tu li hai definiti giustamente micro traumi, no? Perché non sono quei traumi che uno dice mi sento morire, però comunque sicuramente influenzano e dirigono in qualche modo come mi comporterò poi con il mio prossimo partner. Certo. Giusto, quindi il senso è quello. Tu, Cinzia, in base anche alla tua esperienza professionale, cosa dici? Sì, sono d'accordo con quello che affermava Alice. Secondo me, è il punto differenza sta proprio nel fatto di consapevolizzare, sì, il fatto di trascinarsi dietro un trauma o un aspetto di sé irrisolto di qualunque, sì, entità esso sia, ma è fondamentale averne la consapevolezza, perché proprio la consapevolezza ti permette in qualche modo di gestirlo, di impedire, per così dire, che vada a inficiare le relazioni che costruisci, che la persona costruisce nella sua vita. Ok, ok, certo. Aver fatto in qualche modo un punto di forza, no? Del trauma che si è avuto, aver imparato a gestirlo. Ecco, quindi addirittura, quindi Cinzia, addirittura ci stai dicendo che questo trauma può diventare, anche ovviamente lavorandoci su, ci mancherebbe, potrebbe anche diventare un punto di forza all'interno di una prossima terapia di coppia, perché molto spesso, c'è sempre lì la differenza di linguaggio tra i tecnici e non tecnici del settore, c'è questa idea per cui il trauma è un qualcosa per cui tutto è perduto, perché noi pensiamo al trauma, anche il trauma fisico alla fine è anche difficile, sì, magari si rimargina, ma i segni ci sono. Se io mi traumatizzo, tra virgolette, un osso perché me lo fratturo, certo, poi magari si rimargina, ma alla bene meglio, poi cambia il tempo, sento il dolorino e così via. Tradotto, non sono più brillante come prima. Ecco, mi incuriosisce questa cosa, questo concetto del trauma, che paradossalmente può diventare poi il punto di forza. In che modo? Ecco, in ottica narrativa noi partiamo dall'assunto che qualunque evento sia accaduto nella vita della persona possa essere riletto e quindi rinarrato in un'ottica più funzionale, per cui si parte proprio dall'assunto che anche un evento traumatico avvenuto all'interno nella vita della persona possa essere in qualche modo ristrutturato in termini più funzionali, possa essere superato in modo tale da permettere a questa persona di in qualche modo far riferimento a quello che quell'esperienza ti ha lasciato, ma far sì che appunto ciò che quell'esperienza ti ha lasciato possa essere da te trasformato in ottica appunto più funzionale. Ok, quindi è un po' come dire che lavorandoci su, appunto. Esatto, sì, sempre con il lavoro nel momento in cui io prendo consapevolezza dei miei traumi, con tutto quello che stanno dietro, insomma, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, tutto questo mi aiuta ad affrontare meglio, è brutto dirlo, ma il mio prossimo rapporto di coppia, giusto? Sì, certo, si parte dall'idea che, per esempio, come accennavo prima, si parte dall'assunto dell'esternalizzazione, per cui io individuo, prendo consapevolezza che quel che è accaduto nella mia vita è in qualche modo al di fuori di me, cioè io sono, esisto come persona al di là e al di fuori dei problemi che sono avvenuti
che ho vissuto, di quello che ho vissuto nella mia vita. Per cui il mio funzionamento, il mio modo di relazionarmi e di rapportarmi nelle relazioni o in qualunque altro tipo di contesto, in qualche modo permane, cioè non è, è sicuramente influenzato, ma può andare avanti, può migliorare, ecco. Bisogna non far passare l'idea che il trauma in qualche modo, come dicevamo prima, dia per spacciati. Cioè, diciamo che questo è proprio alla base della terapia anche individuale, no? Il fatto che è importante dire alla persona che tu non sei il tuo trauma è un nucleo, ok, che agisce al di fuori del tuo controllo, ma non sei tu, cioè c'è tutta una parte di te che comunque funziona bene e noi dobbiamo lavorare su quella per parte fuori, andando a rafforzare le risorse, diciamo, no? Ho capito. Ecco, tutto questo, un po' come avete detto prima, da inquadrare all'interno di una società moderna che è profondamente individualista. E sembra quasi un paradosso, perché con tutto il digitale che impera, non ho mai capito come si pronunci. Comunque, abbiamo capito, nelle nostre vite, ricordandoci anche che in realtà internet è nato per connettere, non per dividere. Quindi, dal quello che voi osservate, perché poi oltretutto, appunto, come abbiamo capito, voi siete molto presenti online anche come ricercatrici dei fenomeni e delle dinamiche che avvengono all'interno della coppia. Quindi, in che modo, secondo voi, e per la vostra esperienza e per le vostre ricerche, il digitale paradossalmente contribuisce a questo individualismo e come va ad influenzare il rapporto di coppia, se lo influenza in modo così pesante, ovviamente? Guarda, Ivan, questo è un discorso che si può fare anche in riferimento, per esempio, alle chat d'incontro. Cioè, il digitale ha la potenzialità di connettere in sé, ok? Cioè, come aspetto di sé, il digitale ha questa caratteristica. Il problema sta poi però nell'uso che l'essere umano ne fa. Sì, come sempre. Esatto, l'essere umano, invece, come dire, di usare il digitale per poi connettersi nella realtà, ad esempio nelle chat d'incontro, tende a rimanere nel digitale. Okay? Quindi queste grandi potenzialità, è vero che c'è una maggiore socializzazione, pensiamo a quando siamo stati in quarantena, il digitale ci ha salvati praticamente dalla distruzione psicologica, perché io penso che non so che fine avremmo fatto senza digitale, quindi ci ha connessi, però poi le persone ne usufruiscono per in realtà mettere la barriera emotiva. Ecco, secondo me sono le emozioni quelle che vanno poi ad avere la peggio. Non è tanto il dialogo, il confronto, che comunque nel digitale tende anche ad essere poco limitato, no? Sappiamo spesso questi leoni da tastiera, eccetera. Però in realtà sono proprio la parte emotiva che va lavorata. E questa è una delle cose che a noi è su cui noi abbiamo lavorato di più, per far sì che all'interno del setting terapeutico di coppia online rimanesse comunque un mondo emozionale vivo, attraverso tutta una serie di attività, di esercizi, anche di consegne a casa, che vanno ad esplorare il mondo delle emozioni, perché poi alla fin fine, anche nella terapia individuale, il mondo delle emozioni è quello ad oggi, io parlo di quest'epoca perché io vivo in quest'epoca e così via, non so 60 anni fa com'era, però in questo momento storico le emozioni sono quelle che hanno la peggiore, e lo hanno anche nelle relazioni, come dire, quotidiane che noi vediamo ogni giorno. Ci sono sempre più persone che si inseriscono in relazioni ma sono anaffettive, sempre più tradimenti, sempre più gente, ecco, che ha dubbi, pause di riflessione, confusione, persone che scappano, fanno ghosting, ghosting, questa famosa metodo, come dire, innovativo, originale di defilarsela dalla relazione senza dire niente, anche dopo mesi di relazione. Quindi, come dire, il digitale
ha la forza di connettere, ma poi l'uso che ne fa l'essere umano è quello del suo funzionamento attuale, cioè l'essere umano funziona oggi in forma individualista e tenderà ad usufruire di tutto quello che ha intorno in questa forma. Ok, quindi nella vostra esperienza sempre, appunto nella vostra analisi, questo fatto di persone che si incontrano ad esempio via chat oppure attraverso le ormai famosissime app e piattaforme di dating online, questo fatto di non arrivare poi all'incontro, potremmo dire, vero e proprio, in realtà si incontrano già online, quindi l'incontro c'è già, però diciamo l'incontro fisico, ecco, mettiamola così, questo fatto di non arrivare a questo incontro fisico, per la vostra esperienza, può essere più assimilabile a una difficoltà oppure paura o timore dell'incontro con l'altro, quindi con tutto quello che comporta anche proprio l'incontro fisico, anziché invece un discorso di il digitale come nuovo ambiente, per cui io una relazione al giorno d'oggi la posso anche portare avanti tranquillamente online. Guarda, mi viene un esempio di quello che accadeva ai tempi di Second Life, che in realtà esiste ancora, però ai tempi in cui andava fortissimo, ecco, mettiamola così, in cui si verificava molto tranquillamente il fenomeno di persone che avevano due relazioni sentimentali, una anche semplicemente a casa propria e un'altra invece in Second Life. Quindi avevano il fidanzato o la fidanzata reale, ufficiale, perché a quei tempi c'era ancora un po' di distinzione, esatto, e poi c'era invece il partner di Second Life. Allora, anche no, stasera non esco perché mi incontro con Tizio Tizia su Second Life. Ecco, quello era diventato un vero e proprio ambiente di vita. E voi come la vedete questa cosa? Secondo me è una dinamica che persiste tuttora, se vogliamo, perché sì, anche oggi ci sono appunto casi in cui si ha una relazione nel mondo reale, ma poi per qualsiasi motivo, che ovviamente è sempre specifico e soggettivo, all'interno di quella specifica coppia ci sono delle dinamiche che appunto portano uno dei due partner a ricercare nel digitale il diversivo, che però poi non diventa quasi mai concreto, non diventa quasi, perché nel digitale fondamentalmente si va ad esprimere tutto quello che probabilmente nella relazione concreta non va, non funziona, si va a ricercare quello che manca nella relazione reale. E Ivan, mi permetto di dire una cosa, il problema, uno dei problemi, è che le persone ancora distinguono due realtà, cioè non considerano il virtuale la realtà, e quindi è come se vivessero due contesti diversi, due mondi paralleli, e ciò che vivono nel virtuale molti non lo vogliono trasportare nel reale, vogliono vivere questa doppia, è un po' una sorta di, chiamiamolo, comportamento o mentalità schizoide, ok? Vivere due realtà che non esistono in realtà, perché esiste una sola realtà. Traduciamo schizoide. Sì, nel senso è un po' doppio, no? È un po' scisso, cioè è come se una parte di loro si scindesse e venisse proiettata poi nel virtuale, no? È come se loro avessero un doppio, diciamo. Sono sempre loro, ovviamente, l'identità è quella, non è che sono loro schizoidi. Però è come se vivessero una scissione e non riuscissero a integrare due mondi che in realtà sono uno solo, perché il mondo del virtuale è irreale. Cioè la persona che noi vediamo dietro uno schermo è una persona che domani incontriamo al supermercato. Sì, molto probabilmente, molto facilmente. Sì, ecco, quindi, ecco, appunto, parliamo di scissione, ecco, carissimi amici che ci state seguendo, tranquilli, non parliamo di scissione nel senso di sdoppiamenti di personalità, quelle robe da film, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ok? Perché schizzoide ricorda un po' lo schizzato, quindi quello fuori di testa, oppure se iniziamo a parlare di scissione, noi ci capiamo, però la gente pensa che non sono matto, è che di notte vado in giro ad ammazzare gente. Guarda, ti posso fare un esempio proprio. Vai. In una chat di incontri, dire ad una persona, se ti avessi incontrata fuori dalla chat, ti avrei considerata come possibile partner,
ma Penso. Visto che ti ho conosciuta nella chat, questo non è possibile. Incredibile, anziché dire d'accordo, ma allora incontriamoci. È incredibile. E invece rimane all'interno, è un po' come dicevi anche tu, Cinzia, un attimo fa, per cui si vivono due realtà. Si vivono due realtà contrapposte, che potrebbero essere complementari, ma rimangono comunque distanti fra loro, proprio perché si sceglie di non portare nel reale quello che si vive e si conosce nell'ambiente digitale. Esatto, oppure le mie fantasie, se io ho delle fantasie che troverebbero, che sarebbe difficile concretizzare nel reale, oddio, al giorno d'oggi tutto è possibile, però mettiamo che per me, per come sono fatto io, per come vivo io e così via, anche per la mia situazione nell'ambiente che mi circonda, farei fatica a concretizzare, allora ecco che le, tra virgolette, concretizzo nel digitale. E allora questo genera in me questa scissione di cui abbiamo parlato prima, per cui vivo la mia vita abbastanza ordinaria offline e online mi scateno. Sì, mi viene in mente che in questo caso proprio nel digitale si tende a trasportare ad esprimere tutti quegli aspetti che invece nella realtà concreta si considerano in qualche modo inaccettabili, sì. Proprio magari il senso di vergogna porta a reprimerli nella realtà, ma invece esprimerli totalmente nel digitale proprio perché c'è lo schermo che funge in qualche modo da filtro, per cui decadono tutte le difese e la persona si sente in qualche modo libera di esprimere quelle parti di sé che invece nella realtà concreta in qualche modo è invito ad esprimere, appunto. Sì, a me vengono in mente le primissime chat, non di incontri, proprio chat in generale, le primissime, quelle addirittura testuali, parliamo di IRC, addirittura i canali famosissimi, esistono ancora ma sono più per i tecnici, i canali IRC, IRC, in cui appunto a quei tempi non c'era la possibilità di inviarsi foto, robe di questo tipo, era solo ed unicamente testo. Tu entravi e avevi un elenco di nickname, per cui ognuno poteva inventarsi quello che voleva, e lì in effetti se ne incontravano di ogni, ossia maschi, che uomini che si facevano passare per donne, donne che si facevano passare per uomini e così via, in una maniera molto, molto fluida. Parliamo di persone che poi in realtà nell'offline vivevano la loro vita in un modo, potremmo dire, tra virgolette, insospettabile. Ecco, invece nel momento in cui entravano in questi canali IRC, nei canali ovviamente dedicati, ne combinavano di ogni. Questo già ai tempi del testuale. Già ai tempi del testuale, quindi figuriamoci oggigiorno. Oggigiorno io vedo appunto i fenomeni che avvengono all'interno di queste chat oppure di queste piattaforme, fenomeni anche, ad esempio, di sexting di massa. Ad esempio, quindi sexting è appunto la pratica di condividere con persone selezionate, ovviamente, quindi scelte, proprie foto, propri video o anche banalmente messaggi di contenuti particolarmente hot, molto, molto osè e in vari casi ad un certo punto anche contenuti molto pornografici, però appunto avvengono non solo nei confronti di un singolo, ma addirittura a livello di gruppo. È un po' come potremmo dire il famoso sesso di gruppo che si faceva una volta, ma trasposto nell'online, quindi a base di condivisione di foto, commenti e cose di questo tipo. Sì, poi tra l'altro, Ivan, su questo fatto io ho avuto, come dire, da psicoterapeuta, quindi non personalmente ovviamente, esperienza, nel senso che ho saputo che questi gruppi, chiamiamoli, che nascosti, no? Di persone che si incontrano e hanno dei rapporti sessuali di gruppo fanno delle pratiche tipo bondage, così, nella quarantena hanno dovuto sopperire al fatto di non potersi vedere, quindi si sono organizzati online. Sì. È ovvio che lì dentro ci sono anche delle persone con, come dire, anche delle dipendenze, quindi in questo caso la quarantena ha aumentato questo tipo di uso del digitale, no? Si sono trasportati la realtà nel digitale. Sì. E quindi, come dire, noi ci siamo trasportate la terapia di coppia nel digitale.
molto giustamente. Tutti hanno portato qualcosa nel digitale. Ad un certo punto. Molto interessante, di questo ne voglio parlare tra pochissimo, in effetti. Ecco, appunto, andando a parlare anche di cose magari un po' più positive, quindi, ossia, fino ad ora abbiamo parlato di criticità, di... ovviamente uno dei miei compiti qua è anche quello di dire, raga, guardate che però il digitale non è tutto da buttare, insomma può anche aiutare molto. Ecco, quindi abbiamo parlato di come, accennato un po' di come il digitale può, sotto certi aspetti, anche un po' separare le coppie. Vogliamo anche dare qualche commentare un po' su come invece il digitale, oppure possiamo noi usare il digitale, se il digitale in sé non ne vuole sapere, allora ci adoperiamo noi esseri umani, come il digitale invece può aiutare alla coppia, alla relazione di coppia, eventualmente anche, perché no, a rinsaldare un rapporto di coppia. Datemi una mano, se no qua finiamo in un buco nero. No, voi che cosa ne dite? Assolutamente, io... che faccio terapia da anni online, non ho visto grandi differenze, cioè i vantaggi sì. della terapia online, che sia di coppia o che sia individuale, ce ne sono tanti di vantaggi. Pensiamo al fatto sì. proprio quello basico di stare a casa d'inverno, fa freddo, magari il tuo psicoterapeuta sta dall'altra parte della città, c'è traffico, l'orario è molto più semplice, cioè c'è un risparmio di certo. tempo, c'è un sì. risparmio anche questo da parte del terapeuta, anche della struttura, perché non hai bisogno di stare a studio, ad esempio. Sì. Quindi ci si può anche organizzare in diversi orari, perché poi quando stai a casa, se il paziente ha bisogno di essere di vederti alle 9 di sera, lo vedi, se non hai una famiglia, insomma, se vuoi. Sì, ecco. Certo. Così come lo certo. puoi vedere alle 9 di mattina, ti alzi tranquillamente. Quindi ci sono questi aspetti, poi ci sono altri aspetti che riguardano più invece le caratteristiche della persona, dell'individuo, quindi pensiamo alle sì. persone, non so, che soffrono di, non so, di qualche fobia, oppure che ne so, ecco, magari hai la febbre, non puoi venire, certo. o magari hai una patologia per cui non ti puoi muovere, o magari hai figli e non sai a chi lasciarli, allora magari li lasci un'oretta alla vicina, oppure ecco c'è tuo marito dall'altra certo. parte. Cioè ci sono effettivamente dei vantaggi in questo, sì. e in questo non ci sono degli svantaggi, anche nella terapia di coppia, la coppia sta lì seduta davanti al, sì. Al tavolo o seduta sul divano con il computer vicino e sì. lavora ad una distanza tale che sarebbe, diciamo, quella classica tra terapeuta e coppia, per cui la coppia è come se avesse davanti il terapeuta. È chiaro sì. che c'è una maggiore responsabilità del terapeuta, perché è difficile contenere un conflitto di coppia che sta avvenendo e tu stai dall'altra parte del computer, che se questi certo. due a un certo punto scoppiano, certo. chiudono il computer e tu non sai più niente. Però la coppia sa anche in che tipo di terapia sta andando sì. e quindi è maggiormente sì. responsabilizzata a lavorare. Certo. Sì, e sì. come dicevo prima, il mondo delle emozioni non viene intaccato, cioè okay. Molti terapeuti addirittura nel loro lavoro non toccano i pazienti fisicamente, non lo sì. prevede proprio il metodo, altri sì. sì. Quindi, come dire, il contatto fisico non ci sarebbe comunque. È vero, mancano gli odori, sì. però il contatto oculare c'è, cioè, quindi possiamo vedere i gesti, possiamo vedere le posture, sentiamo la voce. Quindi c'è tanto. Sì, sì. E comunque un terapeuta può anche, come dire, arricchire il suo modus operandi, facendosi raccontare che odore c'è alla stanza. Insomma, si può fare. Stimolare il rapporto. E poi comunque, Ivan, considerando quello che sta succedendo in previsione con il Covid, noi non sapremo fino a quando... Poi, come dire, certo. vediamo che andiamo sempre più avanti e sempre più capita qualcosa. Per sì. cui, se riusciamo a incastrare bene la terapia, l'online, mantenendo la terapia della stessa qualità di quella vis-à-vis, sarebbe perfetto. Senza, certo. ovviamente, poi ognuno, come dire, ha le sue preferenze. Ci sono pazienti che vogliono lo psicoterapeuta là davanti.
e quindi va benissimo così. Però ci sono tante coppie. Certo. Sì, sì. Mi viene in mente a questo proposito. Sì. Mi viene in mente a questo proposito, per esempio, che in alcuni casi uno dei vantaggi della terapia online è che molto spesso ci si può anche con i due membri della coppia, i due partner, possono collegarsi da ambienti anche diversi, quindi magari c'è il marito in Sì. ufficio e la moglie a casa, e questo molto spesso funge anche da fattore di protezione nel senso che mentre quando sono fisicamente vicini fra loro, molto Sì, spesso il certo. conflitto tende ad essere esacerbato, tende Sì. a giungere a dei livelli alti. Proprio la Sì. distanza fisica in qualche modo pone ai due partner un filtro che Certo. permette in qualche modo di distendere anche il conflitto in quel momento. Per cui in questo caso è un punto di forza assolutamente la Certo, terapia e di coppia. consideriamo, certo. Sì, no, scusa, vai, vai. È chiaro che poi ci sono dei casi in cui sappiamo bene la terapia di coppia non può essere svolta, come per esempio quando ci sono delle psicopatologie gravi. È chiaro Sì, che infatti. ci sono disturbi, come dire, così tanto pervasivi, Sì. ovviamente è sconsigliata la terapia online. Però ecco, diciamo che tradizionalmente, insomma, in situazioni normali, diciamo così, può anche essere un fattore appunto può fungere da fattore di protezione. Me ne viene in mente, sì, scusami, me ne viene in mente anche un altro su cui riflettevo adesso, che spesso la coppia non viene, i due della coppia non vengono sempre consensualmente in terapia, cioè spesso ce n'è Sì, uno è che vero. trascina l'altro. Sì. L'altro può psicologicamente avere l'idea che il terapeuta è dalla parte del partner Sì. Sì, perché è stato contattato da quello e quindi chiaramente, e quindi infatti. questo muro, no? Diciamo questo filtro che è lo schermo può dare una sensazione che è puramente psicologica, ovviamente, del fatto che tutti hanno il loro posto separato, no? Quindi la psicoterapeuta sta Certo. lì, ma in realtà non è vicina al mio partner, è neutrale. Poi ovviamente nella terapia anche quel partner scoprirà che in realtà il terapeuta è effettivamente neutrale, che non prende Sì, posizione perché è infatti. stato chiamato da Sì. uno o l'altro. Però questo, sai, molte volte è un blocco, eh? Sì. Ok, ecco, e in tutto questo va ad inserirsi anche la particolarità che mi ha colpito, per questo appunto poi ci siamo sentiti riguardo al vostro percorso, perché parlando di online, il vostro percorso è un percorso appositamente studiato e strutturato per essere portato avanti online, giusto? Non stiamo parlando di una terapia di coppia, tra virgolette, standard, che ad un certo punto, ok, adesso iniziamo a farla tramite Skype, ad esempio, che per carità va benissimo e ci mancherebbe, però nel vostro caso parliamo invece di un percorso che potremmo dire un percorso nativo digitale, ossia un Infatti. percorso che è stato studiato, strutturato, è nato ed è cresciuto appositamente per il digitale. Come avete fatto? Adesso sono curioso. Come abbiamo fatto a pensare al percorso o come abbiamo fatto a pensare a di trasformarlo? Allora, in che modo siete riuscite a strutturare un percorso di questo tipo nell'online? Anche per capire un po' come funziona questo percorso online. Allora, guarda, noi abbiamo pensato, allora, noi vogliamo che sia soprattutto un percorso esperienziale, cioè Sì. l'aspetto importante è che questa coppia deve essere fortemente motivata, perché Certo. il percorso è breve, il Sì. percorso è esperienziale, soprattutto è pratico, ok? Quindi se io do delle consegne mi aspetto che tu, che sei venuto da me perché hai un problema e stai pagando, segua quello che ti dico io, cioè che se ti dico di fare delle cose, no? Di relazionarti in un certo, di provare magari a modificare il tuo modo di relazionarti in un certo modo, tu lo devi fare. Ok? Quindi deve Sì. essere una coppia motivata, al di là di come poi andrà a finire la terapia, perché non è detto che dalla terapia usciranno felici e contenti, può darsi pure che consapevolizzeranno che in realtà la relazione è finita.
È una terapia, quindi. Esatto, al di là di questo la coppia deve essere motivata a cercare una risoluzione qualsiasi essa sia. Ok. Quindi il percorso è pensato soprattutto esperienziale. Allora, nella terapia di coppia devo dire che la cosa veramente bella è che ci sono tantissime attività che si possono fare. Si possono usare, attività tecniche, si possono utilizzare sì, il role playing, la sedia vuota, lo specchio, tante. Quando ce li hai davanti è molto più facile. Però, certo, come dire, queste tecniche possono essere riadattate al contesto virtuale. Ovviamente sia il terapeuta sia la coppia devono essere coscienti del fatto che c'è una difficoltà poi nella gestione del conflitto, per cui per quanto il terapeuta lasci poi, se scoppia un conflitto va lasciato, cioè non è che si può dire fermi perché siamo in contesto virtuale, va lasciato. Però comunque la coppia deve essere motivata alla risoluzione tanto da dire ok, blocchiamo, ritorniamo, rientriamo. E per questo anche il bisogno di dare un limite temporale, c'è bisogno di tanto limite. Poi di quello che succede all'interno va bene che scoppi il conflitto, che si tirano i vasi, va benissimo, però poi la coppia deve essere capace di ristrutturarsi. Quindi è tutto a gradualità. Prima si parlerà, si parleranno, si confronteranno, poi ci sarà la tecnica narrativa, ci saranno anche le tecniche immaginative, ci saranno anche tecniche di disegno, chiamiamolo così. Quindi ecco, questo a noi piace, che la coppia esprima, ecco, si esprima. Diciamo che tutte le tecniche sono state pensate per fare in modo che la coppia sia in qualche modo spronata ad entrare in contatto concreto con la propria sfera emotiva, per lavorare proprio su quelle che sono le emozioni all'interno della coppia, che poi, come diceva anche Alice, possono essere anche negative. È importante legittimare anche un'eventuale risoluzione negativa nel rapporto di coppia. Certo. È importante anche che all'interno del rapporto di coppia l'eventuale chiusura della relazione non sia vissuta come un fallimento, come una cosa appunto negativa. È assolutamente importante legittimare in qualche modo anche questo tipo di conclusione del rapporto di coppia. Sì, sì. Ok, ho capito. Ecco, quindi un percorso rivolto alle coppie che, tra virgolette, vogliono fare qualcosa. Ecco, voi in qualche modo filtrate? Immagino di sì, perché... Come dicevamo prima, il criterio è la motivazione. Criterio quindi prima... fondamentale. Quindi prima viene un collegamento tra voi e la coppia che desidera iniziare, così insieme capite se il percorso può fare per loro oppure se possono seguire altre strade, magari sempre con voi, però anche perché no, in però un'altra sempre forma. Esatto, strade di altro tipo, molto molto interessante. Ecco, per andare un po' in conclusione, al di là di tutto questo, avete uno o due consigli da dare alle coppie che ci stanno seguendo su come potrebbero loro, anche già oggi stesso, usare il cellulare, vabbè, cellulare no, il digitale più in generale, ecco, per in qualche modo fare anche i primi passi verso questo fare qualcosa? Allora, guarda, vai Cinzia, no, vai tu. No, pensavo che anche la ricerca stessa di una risoluzione online, attraverso il digitale, nel momento in cui nella relazione di coppia c'è un momento di crisi, anche quello è un primo passo che come dire, evidenzia la volontà e il desiderio della coppia di risolvere quello che è il momento di difficoltà che stanno attraversando. Il digitale può fungere da mezzo, da spunto per ricercare una risoluzione a un momento di difficoltà. Ok, ecco, quindi, scusa Alice, adesso chiedo a te, quindi Cinzia, stai dicendo la coppia che in qualche modo sente il bisogno di fare qualcosa e quindi di mettersi in gioco, e anche attraverso il digitale, quindi anche semplicemente andando a cercare su internet una soluzione e così via, già questo comunque aiuta a creare... Quello che io consiglio, non solo alla coppia ma anche al singolo,
è fondamentalmente di partire sempre dal contatto con il proprio mondo emotivo, cioè come sì. mi sento io in quel momento nella relazione di coppia, mi sento soddisfatto, mi sento felice, certo. c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che io vorrei migliorare, vorrei cambiare in questa relazione. Chiedersi come ci si sente in quel momento può far scattare la cosiddetta molla per sì. attuare in qualche modo un cambiamento all'interno del proprio rapporto di coppia. Quindi è molto importante, come dire, contattare la propria sfera emotiva, entrare in contatto con il proprio mondo emotivo per sviluppare la consapevolezza di come ci si sente in quel momento. Sì. E da questo nasce poi la motivazione e il desiderio di cambiamento. Ho capito. Alice, stavi dicendo? No, io volevo dire una cosa, visto che Cinzia ha detto una cosa, un consiglio. Io do un consiglio sì. su cosa non fare, perché lo sto vedendo tantissimo. Non andate sui gruppi fatti di persone che hanno i vostri stessi problemi a chiedere soluzioni. Al massimo sì. in questi gruppi ci si fa per condividere e leggere le esperienze degli altri, perché tanti magari dicono io sai ho risolto con un professionista, ok, certo. si passano le informazioni, ma andare in gruppi e dire questa è la mia storia, cosa devo fare o cosa voi fareste, no. Anche perché detto tra noi è brutto dirlo e sembra anche un po' appunto bastardo, ma se io vado in un gruppo e chiedo queste cose a chi, tra virgolette, ha fallito, è come se stessi chiedendo, ok, esatto. aiutatemi a fallire. È un po' forte come esatto. discorso, però è brutto, però è questo. Quando io sto studiando per un esame universitario e voglio capire come superarlo, lo chiedo a chi l'ha superato, no? A chi da 10 anni che è lì e non ce la fa a superarlo. Esatto. Quindi, purtroppo, su questo noi siamo fortissimi nell'ambito dello studio, più o meno, però molto più forte nell'ambito dello studio, anche nell'ambito lavorativo, perché se io voglio ho un'impresa, un'azienda, la voglio portare avanti, magari chiedo a chi ha ottenuto, sta ottenendo risultati migliori dei miei, certo. non a chi ne ha fatte fallire 5, magari sì, ha acquisito esperienza, per carità, però insomma, magari farà fallire anche la sesta, e magari anche la mia, esatto. eppure quando si tratta di noi, andiamo a, perché probabilmente lì c'entra più un discorso di tribe, di tribù, per cui siamo tutti sulla stessa barca, mal comune mezzo gaudio, invece no, a mal comune stiamo male in due, quindi non esatto. è a mal comune mezzo gaudio. Poi magari hai la quindi fortuna che là dentro c'è qualche psicologo che tira qualche consiglio, ad esempio sì. ecco, in un gruppo di questi ho incontrato un collega che ha detto una cosa bellissima secondo me, e devo dire che lui risponde sempre dicendo questo ha bisogno di un percorso terapeutico, no? Così. Però una cosa che ha detto, bellissima, anche ragione. Le coppie sì. devono andare in terapia ogni 2-3 anni, perché la coppia okay. è dinamica, sì. per cui sì. ha bisogno sempre di nuovi equilibri per poter sopravvivere. Ora non parliamo di terapie lunghe 10 anni da psicanalisi, appunto, però esatto. di un riassestamento. Ecco, questo sì. mi è piaciuto. Quindi ogni tanto in questi gruppi ci trovi anche qualche psicologo che gratuitamente ti dice qualcosa, però solitamente sì. sono persone che stanno già in una situazione, come dire, affossata e proiettano poi sì. sulla storia dell'altro la sì, loro esatto. storia, e quello è pericoloso. Esatto, quindi ecco, parlando appunto di coppie che dovrebbero andare in terapia ogni 2-3 anni, così possiamo anche dire che il vostro percorso si rivolge a, non solo alle coppie in crisi, ma magari anche a quelle coppie ecco. che desiderano anche conoscersi meglio, perché comunque il rapporto di coppia, come avete giustamente detto voi, non è mai finito o concluso. Siamo esseri umani in costante divenire, anche semplicemente l'ambiente che ci circonda è un continuo mutare, e di conseguenza siamo sempre alle prese con un equilibrio, come si dice dalle nostre parti, un equilibrio ma dinamico. Quindi è sempre oscillante, per cui è come se noi stessimo costantemente mantenendo appunto i piedi in equilibrio su un terreno che continuamente smotta, che continuamente si smuove sotto i nostri piedi. Poi c'è chi ce la fa di più, c'è chi ce la fa di meno e chi proprio finisce a terra. Questo poi è un altro discorso. Ok, perfetto. Un altro aspetto. Sì, vai Cinzia.
Un altro Vai, vai. aspetto che mi viene, un altro aspetto sul quale mi viene da fare una riflessione è che molto Sì. spesso le persone che si iscrivono in questi gruppi, come diceva Alice, alla ricerca della soluzione al proprio problema, non hanno la consapevolezza del fatto che ogni coppia ha una propria storia, ha delle proprie dinamiche, ha una propria storia evolutiva, quindi all'interno di una coppia ci sono delle dinamiche che sono strettamente legate a quel tipo appunto di coppia e al loro funzionamento, che non possono essere generalizzate e applicate a tutte le altre coppie. Ogni coppia avrà quindi le proprie caratteristiche e ci saranno dei modi specifici per affrontare il problema di quella specifica coppia. E tornando al discorso, per esempio, delle app di incontri, un altro consiglio che mi viene da dare è molto spesso quando si vedono persone che utilizzano la chat come via di fuga da quella che è la relazione concreta, beh, di non Sì. farlo proprio perché non può essere il mondo digitale la soluzione, come dire, alla tua crisi di coppia. Certo. Occorre imparare a confrontarsi con l'altro, Sì. a tornare ad imparare, perché evidentemente non lo si fa più, confrontarsi, dialogare con il proprio partner, tornare a empatizzare con i propri bisogni, con i propri desideri, i propri stati emotivi, tornare ad ascoltare l'altro, perché molto spesso il digitale viene utilizzato come via di fuga da quello che è in quel Esatto. momento il problema che... La facile fuga, la fuga facile, tra Esatto. l'altro. Ecco, Che uno dei attenzione, consigli. poi, sì, vai Alice. Su questo volevo dire una cosa perché mi riguarda tanti miei pazienti che ogni tanto vorrei Sì. prendere i loro partner, strapazzarli un po' e dirgli delle cose, Alla no? faccia della neutralità Della proprio. neutralità. Sì, no, perché Portamelo qui, portamela qui e a volte che ti ci viene parlo io. spontaneo, lo sai perché? Vabbè, Perché capi, sono sì. il paziente che ti viene individualmente da solo, ma che Sì. vorrebbe stare lì in coppia, si chiede perché il mio compagno non viene qua quando io gli Sì. chiedo che ho un problema, che ho una difficoltà, Sì. che sono in crisi, perché non viene? Ecco, quando io penso che l'amore sia anche questo, se il mio compagno sta vivendo un momento di crisi e mi chiede vieni con me, anche se io penso di non avere nessun Certo. problema e non è mai così, io ci vado. Sì. Quindi questo è un altro consiglio, se il vostro partner vi chiede di andare in terapia, andateci. Al Certo. massimo scoprite qualcosa di più, sicuramente non di meno. Esatto, è Certo, sì. importante empatizzare con l'altro e non minimizzare quelle che sono le sue richieste, i suoi bisogni. Se il partner in quel momento ti sta chiedendo facciamo qualcosa per migliorare il nostro rapporto e si sente rispondere in maniera negativa, come se non ti interessa, all'altro non interessasse quelli che sono Esatto. i suoi stati emotivi, inevitabilmente il partner si sentirà rifiutato, non Certo. considerato e questo potrà portare comunque alla chiusura nella relazione di coppia o alla fuga, alla ricerca delle relazioni Certo. extraconiugali. Certo, perché se io rifiuto la richiesta, implicitamente sto mandando il messaggio al mio partner, per Non cui mi di interessa questo niente tuo di problema, te. questo è un, esatto, è un problema tuo, te lo vedi tu da solo o da sola. Esatto. Quindi questo sicuramente. Uno dei primi motivi per i quali spesso una coppia va in terapia è perché uno dei due percepisce che l'altro non lo capisce più in qualche modo, non lo Sì, non ascolta, non è più c'è centrato, comunicazione, non c'è certo. comunicazione. Ecco, ok, va bene, grazie mille. Allora, velocemente, dove possiamo trovarvi? Anzi, meglio, in che modo possiamo reperire maggiori informazioni su questo percorso, appunto, per le coppie che lo desiderano? Vai, Vai. vai. Ah, ok. Maggiori informazioni sul nostro percorso, è possibile trovarle su Facebook, alla pagina Sì. Crisi di coppia, Crisi di verso coppia. l'armonia nella relazione. Una pagina, che Ok. stiamo costruendo e sulla quale potrete trovare, potranno trovare diversi Ok. contenuti, appunto le caratteristiche, i punti di forza e i punti salienti del percorso che abbiamo appunto pensato Ok. per le coppie in crisi. Quindi nel momento in cui stiamo registrando questa intervista, ossia 25 settembre 2020, no, contestualizzo perché sennò poi fra un anno non si saprà. 25 settembre 2020, questa pagina è ancora in fase di costruzione?
ancora in fase di costruzione. Sì, sì. Ok, però comunque ci sarà cioè, presto. Già, già in ci ogni sono caso... dei contenuti, però sì, abbiamo già messo dei contenuti, okay. E continueremo sempre ad aggiornare con nuovi contenuti, spunti di riflessione. Quindi la inerente. Pagina è già trovabile, è già pubblica? Sì, sì. Sì, sì. Ah, ok, perfetto, questo mi interessava. Sì, 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 certo, poi man mano arricchirete la pagina di contenuti, ci mancherebbe. Ok, allora, quindi starà a mia cura in descrizione, poi mi passate tutti i riferimenti, aggiungere anche il link. Ah, alla casella semplicemente... email anche possono contattarci anche, esatto, all'indirizzo mail percorsocoppiefelici@gmail.com. Percorso coppie felici al plurale, giusto? Quindi percorso coppie felici @gmail.com per prenotare, per chiedere informazioni oppure prenotare appunto un colloquio. Comunque nessun problema, perché poi in descrizione, carissimi amici, troverete sia il link diretto alla pagina Facebook per chi volesse appunto saperne di più, oppure questo indirizzo email nel caso voleste contattare poi direttamente le colleghe Alice Carella e Cinzia Dintino. Perfetto, grazie mille, è stata una bella chiacchierata, sicuramente non finisce qui, per cui tenetevi pronte perché vi ripiglio tra un po'. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi amici e amiche, carissimi genitori, per averci seguito fin qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, iscrivervi al podcast, se state seguendo il podcast, mettete like dove potete, come non esistesse un domani. Trovate riferimenti al nostro canale Telegram sulla psicologia del digitale, insomma, in descrizione trovate un bel po' di materiali in più, oltre, lo ripeto, a tutti i riferimenti per contattare direttamente le nostre due colleghe e in merito a questo interessante e anche, perché no, innovativo percorso. Grazie mille, io sono Ivan Ferrero, psicologo del digitale, e noi ci rivediamo o ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao!